passare la canzone che Natasha ha cantato proprio durante la finale del Cantacairo. Ti avrei voluto dire, inconsapevolmente hai scelto proprio una canzone che potrebbe molto, diciamo così, purtroppo adattarsi alla situazione che c'è adesso, per quello che dice, ha un testo molto profondo. Ricordo che quella sera, in quei giorni mi chiamavi e diceva: io non ho voce, come faccio? Ma se non canto, vengo squalificata. Ho detto sì, ma alla fine non è che vinci o perdi, perché il Cantacairo alla fine non è un vero e proprio concorso. Lo fai per beneficenza, lo fai per il tuo paese, lo fai perché hai voglia di prenderti poco sul serio per quel momento, impegnandoti veramente tanto. Mi stanno facendo dei cenni. Ok? Siete tutti ammassati, bella gente. Venite più in avanti che c'è spazio. Distribuite le fotocopie. Allora, quella sera mi chiamava, mi diceva questa cosa, io ho detto: ma senti, se tu hai voglia di cantare, fallo, perché no? E lei mi ha detto: sì, canto lo stesso. Non aveva assolutamente voce, ha detto: arrivo fino alla seconda strofa, poi mi devo fermare perché non ce la faccio più. Io ho detto: benissimo, in quel momento tu ringrazierai il pubblico, fermeremo la base, prenderai un bel applauso, ma non ti sarai tirato indietro. Avrai mantenuto fede a quella promessa di cantare che ci hai fatto il mese prima e che con tante visualizzazioni che abbiamo ottenuto su YouTube si è anche guadagnato un posto in finale. Non solo, quella sera per noi ha vinto anche il primo premio presenza scenica. Ci saranno miliardi di motivi per cui l'ha vinto, prima di tutto per il coraggio. Io la cosa che farei in questo momento e farle un grandissimo applauso. Io sono convinta che comunque sei lassù, ci guarda, ci sente. Perché no? Spero comunque sia contenta di essere ricordata con una canzone, la sua canzone, questa sera. Dalla voce solista di Lorenzo Sereno, da tutto il coro di Music Style e da tutti i cantacairesi che abbiamo qui, qualcuno anche della vita, vedo, bene, positivo. E dei nostri amici di Diversamente, tutti in un grande abbraccio, vogliamo cantare questa canzone, tutti insieme. Per Natasha. Stanotte avrei voluto susurrare: stammi vicino quando tutti diranno di stare.
iniziato stanotte. Abbiamo scelto Lorenzo per cantare questa canzone perché è stata a lui che è venuta in mente questa cosa. Era amico di Natasha. Siamo stati insieme chiaramente in quei giorni, purtroppo durante la sua dipartita, e ci è sembrato giusto far così. Qui ci vedete ridere, ci vedete piangere, però siamo convinti che comunque Natasha vorrebbe che noi andassimo avanti. La musica è gioia, la musica è speranza.